la sfilata ho voluto realizzare un outfit composto da un top viola e un paio di pantaloni a zampa, tutto unito da questa camicia di taglio maschile. Per la scelta dei colori ho voluto accostare dei colori che stanno molto bene tra loro, che sono anche di tendenza per questa primavera estate 2021, come il verde e il viola. Ho realizzato questo abito, questo completo top e pantalone, ispirandomi alla moda etnica, perché mi piacerebbe ritornare a viaggiare. E infatti le stampe ricordano appunto i colori dell'Africa e del Marocco. Come abito della sfilata ho deciso di portare come tema le cerimonie. Ho pensato di portare appunto questo senso di felicità e spensieratezza. Ho deciso di utilizzare come colori il rosa perché senso di dolcezza, abbinando anche sopra un pizzo, riportando il senso di romanticismo. Ho realizzato questa gonna con la coda alla fine. Comunque mi trovo bene, mi è piaciuto molto, abbiamo realizzato tante gonne e veramente una bella esperienza. Per me realizzare un abito è una grandissima soddisfazione, sia comunque dalla creazione dell'abito, dall'idea, sia anche dal cartamodello e anche poi alla fase di confezione. Poi vederlo sfilare è ancora una soddisfazione più grande. Per me il percorso di moda è molto importante perché noi iniziamo una fase di confezione che parte dallo schizzo alla produzione poi del cartamodello e alla fine alla confezione totale dell'abito. Questo abito l'ho confezionato io e grazie anche all'aiuto degli insegnanti e appunto è per noi alunni una soddisfazione personale vederlo sfilare e presentarlo davanti insomma a chi lo vede e siamo appagati di quello che facciamo. Sono i pantaloni che ho realizzato quest'anno. Il tema è la libertà e infatti ho deciso di disegnarci delle note musicali sopra che possono esprimere libertà di pensare o anche la libertà di tornare ad un concerto ed essere liberi di fare ciò che si vuole. Io sono una studentessa dell'ultimo anno di moda e quest'anno come capo dell'anno abbiamo scelto di fare le giacche. Come giacche ne esistono tantissimi tipi come blazer, giacche strutturate e destrutturate. Io adesso presento un modello di giacca destrutturata fatta da me. Questo tipo di giacca è pensata per un target, per una donna audace e comunque che non rinuncia al colore, infatti è ambiziosa e ho scelto per l'appunto un raso dall'aspetto satinato di color fucsia e un chiffon nero opaco. Sovrapposizione per dare appunto un effetto ottico piacevole ho messo un pizzo nero. Prima di creare un abito diciamo che faccio una ricerca, vedo ciò che mi piace, ciò che non mi piace, poi magari cerco anche di mischiare qualche altra cultura, poi ovviamente ci aggiungo del mio che è quello che fa la differenza e grazie a questo diciamo riesce a capire che un abito è effettivamente fatto da me. Una volta terminati gli studi qui al Giuseppe Medici ho intenzione di proseguire il mio percorso di moda iscrivendomi all'ITS per il settore Fashion Product Manager.